Silenzio. Si è spesso ripreso il termine genocidio. Bisogna ricordare che noi dobbiamo a Ilan Pappé l'introduzione appunto di questo nuovo paradigma della pulizia etnica, l'introduzione, anche se come ha ricordato Vincenzo, la prima ad avere questa intuizione è stata la Rachel Corrie, la quale si rivolge ai genitori e dice: ma trovatemi qualche documento di qualche ente internazionale che definisca il genocidio, no? E l'ultimo termine che Ilan Pappé ha introdotto è nella prefazione del libro di Vittoria Rigoni, nelle traduzioni estere, c'è una prefazione di Ilan Pappé intitolata I campi di sterminio di Gaza. Nella seconda edizione del libro di Vittoria Rigoni, del manifesto, questa prefazione che è apparsa nelle edizioni spagnola, francese, prima di tutto in quella tedesca, no, perde il titolo, no? Il titolo I campi di sterminio di Gaza, per il manifesto non va bene. E d'altra parte, questa, per dire poi come va il mondo, se voi prendete la prima edizione del libro di Vittoria Rigoni, termina con una postfazione di un giornalista del manifesto che tenta di fa un attacco chiaro ad alcune posizioni di Vittoria Rigoni. Cioè, se voi leggete la postfazione o di Di Francesco o di Matteuzzi, mi sembra di Di Francesco. Di Francesco, voi leggete, no? Mentre Vittoria Rigoni aveva scritto cose contro Abraham Yeshua, Yeshua, eccetera, lui invece sostiene i grandi scrittori pacifisti, ma anche altre cose molto più gravi. Questo per dire, questo termine, i campi di sterminio di Gaza, è stato ripreso da Ilan Pappé, trasformandole da una prefazione, quindi di 7-8 pagine, in un saggio nel libro Gaza, l'ultima fermata, scritto in quattro saggi di Noam Chomsky, quattro dei suoi, e quindi uno dei capitoli è i campi di sterminio di Gaza. E anche nel libro che stiamo pubblicando, Controcorrente, la lotta per la libertà accademica in Israele, c'è un capitolo in cui lui riprende questo tema dei campi di sterminio di Gaza. Ecco, qui puoi trovare la definizione che una convenzione dell'ONU dà di genocidio, no? E diciamo, si ha genocidio quando si ha una di queste cinque condizioni, no? Uccisione di membri del gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo, il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intesa a provocare la sua distruzione fisica totale e parziale. Basta una di queste, e credo che a Gaza queste prime tre condizioni si applicano tutte e tre, e si applica anche, e qualcuno ha tentato di applicare anche la quarta, no? Perché c'è stata una dichiarazione di un esponente, adesso non mi ricordo esattamente chi, un esponente israeliano, il quale diceva che bisognava prendere misure affinché, no? Si può, si vede molto male, scusami, ma se si potesse allargare un poco, aiuterebbe. Tira un po' su. No, perché c'è la faccenda del collegamento al computer. Come si fa la carica con il video, la scarpata? Ah, beh sì, ti sposta da di là, perché ti sposta da di là. C'è il chisto. E questa è la cosa più... No, sfruttando il... Deve allontanare però il... Yeah.
no, già così va meglio. Va bene, va bene. Queste sono le cinque condizioni. Uccisione di membri del gruppo, e sappiamo le uccisioni mirate a Gaza, le lesioni gravi dell'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo, il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di distruzione fisica totale e parziale. Quindi la definizione di genocidio degli anni 50 delle Nazioni Unite mi sembra che copra tutti i dubbi, elimini tutti i dubbi sulla necessità di usare questo termine. Allora, cerchiamo di affrettare un po' i tempi. Che cos'è l'ISF? Che cos'è l'ISF? Io dovrei adesso parlare del tema ISM palestinesi, ISM Italia. Brevissimamente, nella cartella che abbiamo distribuito, alla fine c'è anche un modulo per iscriversi chi volesse, o oggi o comunque quando decidesse di farlo, per iscriversi a ISM Italia. Ma noi non chiediamo questo, no? Chiediamo a chi vuole di proseguire questa attività di formazione, di partecipare alle campagne di boicottaggio di cui poi vi informeremo. Io vi ho mandato una mail stamattina, non a tutti perché devo ancora inserire tre nomi, ma comunque lo farò poi in serata, in cui c'è l'indirizzo in cui voi trovate non tutti i documenti del corso precedente, non ancora niente del corso di oggi, ma insomma progressivamente nel corso delle prossimi giorni troverete tutti i documenti, la maggioranza, no, di questi documenti. In più poi cercheremo per alcune relazioni come quelle di Vasil Damashi, di cui non abbiamo lo scritto, di mettere o su YouTube o sul nostro sito, diciamo, la versione video, no? Quindi vi daremo una serie di informazioni ulteriori. Di informazioni forse ne abbiamo esagerato nel dare informazioni, ma comunque poi le potete digerire con calma, scegliendo di volta in volta. Abbiamo un problema sul nostro sito che ancora non ho risolto, che alcuni PowerPoint non riescono a essere letti. Adesso lo sistemiamo, ci vuole solamente un attimo di tempo quando torniamo a Torino. Allora, noi abbiamo fatto un'esperienza con mio fratello nel lontano 2002 di partecipazione alle campagne dell'ISM in Palestina. Prima ancora, nella seconda missione a cui ho partecipato a cavallo del giorno di Pasqua del 2002 con Action for Peace, ci fu una riunione con i patriarchi delle diverse religioni, e il patriarca, se non ricordo male, il patriarca cristiano Michel Sabah disse: beh, insomma, se voi siete qui, era già partita l'operazione Defensive Shield, se siete qui avete un compito, quello di salvare Arafat. Quello di salvare? Arafat. E quindi ci invitò ad andare a Ramallah. I primi ad arrivare a Ramallah sono stati un gruppo di francesi con a capo Beauvais, no? A capo Beauvais, e erano credo un centinaio, c'era anche uno o due italiani in quel primo gruppo, e sono riusciti ad arrivare dentro la Mucata, dentro il quartier generale assediato di Arafat. Probabilmente il comandante del carro armato, visto arrivare questa banda di trappati che urlavano eccetera in una situazione di questo genere, prima di agire ha telefonato a qualcuno e in attesa della risposta questi sono entrati dentro. Noi siamo arrivati la mattina della domenica, il 31 marzo del 2002, e siamo arrivati non passando attraverso il checkpoint di Calandia, ma arrivando a una certa distanza dal checkpoint di Calandia, siamo scesi dai pulmini che ci avevano preso l'hotel Ambassador, e abbiamo fatto un percorso
per arrivare dall'altra parte in una zona un po' pericolosa in cui potevano esserci dei cecchini, e poi siamo stati ricaricati dai pulmini palestinesi per arrivare alla periferia di Ramallah in un hotel che si chiama appunto Hotel Ramallah, dove i francesi stavano già finendo la loro riunione, decisi a ripetere il gesto del giorno prima. Noi appena arrivati, devo dire, un po' di paura l'avevamo, si ha paura. E allora ci siamo limitati a seguire i francesi, e poi, data la richiesta dei palestinesi di rimanere a proteggere due ospedali che sono uno davanti all'altro, in particolare in un trauma center, e qui c'è appunto, abbiamo condiviso questa esperienza con Bassano, no? E noi siamo rimasti nel new trauma center perché in altri ospedali era accaduto che gli israeliani, i soldati italiani erano entrati, avevano preso i feriti e li avevano passati per le armi. E sono stati tre giorni in cui, insomma, chi erano le prime volte che per chi la cosa era assoluta, diciamo, le violazioni di ogni diritto di qualsiasi tipo contro giovani, contro bambini, contro anziani, contro vecchi, insomma, era palese. E a un certo momento i palestinesi si hanno chiesto, il gruppo di Mustafa Barghouti, se qualcuno era disponibile ad andare sulle ambulanze. 7-8 persone hanno detto di sì. Io confesso, avevo paura. Il pomeriggio torna qualcuno e dice: c'è qualcuno, abbiamo bisogno ancora di due persone. A quel punto mi sono guardato, non allo specchio, ma insomma nella mia coscienza, ho detto: beh, è possibile. Dico: sì, vengo. Mi hanno fatto salire su un'ambulanza. Dopodiché è cominciato un fuoco di mitragliatrici non lontano, e il palestinese mi ha detto: scenda, perché non partiamo in queste condizioni. No, vabbè, io sono rimasto in attesa, passano 5, 10, 15, 20 minuti, cominciava a dire: beh, si sono dimenticati di me. E poi invece è arrivato, dice: lei, vedete, siamo saliti con due ambulanze, siamo arrivati in modo un po', non direi, non saprei certamente dire seguendo quale strada, all'interno di un cortile dove c'era una grande mensa. Queste due ambulanze sono state riempite di cibo, una è partita in una direzione e in un'altra direzione. Naturalmente poi durante il percorso incontravamo per esempio i quattro carri armati posizionati con i quattro cannoni sulle quattro direzioni cardinali, no? E poi l'ambulanza a cui fuggero io, invece di tornare all'ospedale, se n'è andata a questo terra malo e mi ha sbarcato lì. Naturalmente quelli che erano rimasti all'ospedale dice: che fine ha fatto da tardi, no? Naturalmente non si poteva avere nessuna, tutte le comunicazioni telefoniche erano bloccate. Qualcuno ha ritenuto opportuno chiamare un mio amico a Ivrea, che aveva partecipato con me a una precedente missione, e chiedergli se sapeva dove ero finito, no? E siccome questo amico è un medico, aveva davanti la segretaria di uno dei miei figli, insomma, ci hanno fatto un po' di cose. E poi però siamo riusciti a ricomporre questa situazione. Però questo per dire che ci si trova di fronte a situazioni, le prime volte, no? In cui uno non ha la preparazione per affrontare questo tipo di situazioni. Devo dire che, fatta la prima esperienza, passa la paura, cioè, almeno nel mio caso passa la paura, cioè, no? Perché poi mi sono trovato qualche mese prima di Rashid Corri a Rafah, dentro una casa che doveva essere demolita, no? E insomma non avevo la paura, non era più la dimensione, no? Era, uno supera l'esperienza, no? E con aver partecipato anche precedentemente alla campagna per la protezione dei contadini
degli esempi quando raccolgono le olive, insomma, avevamo capito un po' come si doveva comportare, e poi c'è un training che fa, specifico, che fa gli SM per gli attivisti che vogliono partecipare a questo tipo di campagna, no? Adesso le campagne sono diverse, sono quelle contro il muro, poi volta in volta cambia la situazione, no? Adesso la campagna si svolge particolarmente a Gerusalemme Est per proteggere le case che vogliono essere, che devono essere demolite, oppure i palestinesi che vengono cacciati dalle loro case e così via. L'ISM è questo, è un gruppo che si è formato all'inizio nel 2001-2002, diciamo uno dei promotori è stato Gassanandoni, un personaggio notevole, no? Quindi lui dice semplicemente che l'occupazione non può essere sconfitta con le parole. L'occupazione, l'oppressione, la dominazione possono essere sconfitte solo nello stesso modo in cui sono state costruite, attraverso l'azione delle persone. L'esercito italiano e l'occupazione italiana possono essere sconfitte da una resistenza strategica, disciplinata e disarmata, utilizzando le effettive risorse che i palestinesi possono mobilitare, compresa la partecipazione internazionale. Allora, un'altra cosa che i palestinesi chiariscono: per favore gli internazionali non vengano qui ad insegnarci la non violenza. Questo è fondamentale, perché c'è qualcuno che invece cerca di fare questo lavoro improprio, così come ci sono molti che ritengono loro responsabilità non ingerirsi nei fatti interni politici palestinesi. Noi siamo un gruppo di supporto dell'ISM palestinese. Se un nostro attivista va, no? Deve, ci va perché c'è una richiesta dei palestinesi, e quando è lì, no? Si deve comportare secondo quello che i palestinesi chiedono di fare. L'ISM non chiede a nessuno di fare cose straordinarie che non sono state sperimentate e così via, no? Ma il principio fondamentale, noi dell'ISM Italia siamo stati attaccati subito dopo che siamo costituiti, siamo abituati ad essere attaccati, perché abbiamo una posizione, come dire, radicale, si dice così, perché abbiamo una posizione, qualcuno dice antagonista, solamente perché abbiamo una chiarissima posizione antisionista. Questo è quello che ci distingue, ci distingue. Dopodiché c'è qualche stupido che dice che noi sosteniamo Hamas, e io ogni tanto chiedo a qualcuno: mi dici come posso fare a sostenere la massa? Che gli mando dei cassan, che significa? Però io dico che se vado con un convoglio a Gaza, io mi devo riferire alle istituzioni locali, è un mio dovere morale prima che politico. E quando mi hanno detto che la flottiglia era una cosa umanitaria, società civile, società civile, io ho detto che mi sembrava proprio una cosa non accettabile. Noi abbiamo partecipato a dei convogli con ISM Italia, a due, la prima volta io e Diana, per capire questo, come era fatta questa cosa di Viva Palestina. La seconda volta abbiamo partecipato con sei furgoni, una, tra i quali un'ambulanza guidata da Vincenzo, no? E 14 attivisti, no? E allora il convoglio in quei momenti lì era una sfida non diretta di Israele, il convoglio era una sfida indiretta, era una sfida soprattutto all'Egitto. Infatti è l'Egitto che, vedendo alle pressioni israeliane, non ci ha creato problemi che non sto qui a raccontare perché non so te. No? Ci ha detenuto fermi alla Taqiya, in un campo profughi palestinese, per 18 giorni nel 2010. 18 giorni, a un certo momento la situazione era diventata molto, molto tesa, perché non si sapeva se riuscivamo a sbloccare la situazione. Dopodiché, ripeto, l'ISM ha le sue caratteristiche. Che cosa chiede agli attivisti? Di partecipare all'azione diretta e non violente, e poi di fare documentazione
e testimonianza. Queste sono le due funzioni. Dopodiché, chi va lì come essere, se va lì per altre ragioni, può fare quello che crede, ma chi va lì a essere non partecipa alle manifestazioni dei partiti politici palestinesi, non deve partecipare a manifestazioni politiche dei partiti palestinesi, deve solamente fare queste due attività. Noi come ISM Italia siamo costituiti nel 2000, all'inizio del 2006, come testimonia questo volantino con l'appello al boicottaggio, no? Perché quando i palestinesi hanno lanciato il 9 luglio del 2005, un anno dopo il famoso parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sul muro, non è successo niente, i palestinesi hanno fatto un appello dicendo: vi chiediamo di fare come in Sudafrica, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Le sanzioni le fanno i governi, i disinvestimenti io non sono in grado di farlo perché il mio conto in banca non dico che sia rosso, ma insomma i fondi pensione lo possono fare. Quello che c'è il compito nostro è fare le campagne di boicottaggio, dei prodotti, campagne di boicottaggio accademico e culturale. Allora noi ci caratterizziamo per questo, per promuovere le campagne di resistenza non violenta degli esseri palestinesi, con l'invio di attivisti nei territori palestinesi occupati, seguendo le campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Se voi andate sul sito sia degli ISM palestinesi sia del Comitato Nazionale Palestinese per il Boicottaggio, trovate scritto in modo esplicito che loro sono strutture apartitiche, che non ricevono fondi dall'autorità nazionale palestinese, ma che chiedono, sopravvivono per le donazioni che vengono dall'estero. Poi il nostro compito, che ci siamo assunti raccogliendo l'eredità di Stefano Chiarini. Stefano Chiarini, giornalista del Manifesto, morto prematuramente, aveva messo su una casa editrice di Gamberetti che ha pubblicato alcuni testi fondamentali, tipo cultura e imperialismo, tipo la questione palestinese di Edward Said, e altri. Allora, noi abbiamo ritenuto di dover continuare in qualche forma questa cosa, e appunto c'è questo elenco di libri. Il libro di Ilan Pappa l'abbiamo tradotto e abbiamo convinto Fazi a pubblicarlo. Il libro di Gada Cardi, anche questo l'abbiamo tradotto e Deriva Prodi l'ha pubblicato, no? Poi abbiamo pubblicato questo libro di Zarco, Non ci sarà uno Stato palestinese. Un libro di poesia di Aaron Shartai, un poeta, il marito di Tania Reinhardt. Di Tania Reinhardt esiste un libro tradotto in italiano, ma noi non l'abbiamo promosso noi la traduzione, perché c'era già un contratto con il Tropea editore. Distruggere la Palestina è un libro molto importante. Come sapete, Tania Reinhardt, insieme a Ilan Pappa, ha dovuto lasciare l'università. Lei insegnava a Tel Aviv, Ilan Pappa ad Haifa, e poi insegnava anche ad Utrecht, e poi, siccome era la allieva prediletta di Noam Chomsky, lasciato l'università di Tel Aviv, non so, chi aveva, diciamo, assegnato un posto a New York, e lei poi è morta prematuramente nel marzo del 2007, e era andata in un residence per poter finire un suo scritto, e poi l'hanno trovata. Il marito, Aaron Shartai, ha scritto delle poesie molto dure, e siamo riusciti a tradurlo e a farlo pubblicare in una piccola casa editrice, ma devo dire quelle cose che in Italia per fortuna ancora riescono a sopravvivere con difficoltà. Multimedia edizione di un paese che si chiama Baronissi, in provincia di Salerno, e abbiamo fatto questo lavoro. Continuiamo, perché ripeto,
è in stampa un libro, questo libro ultimo di Ilan Pappé. E quindi uno dei nostri compiti è l'elaborazione e la diffusione di strumenti critici con una conoscenza adeguata della storia e della resistenza del popolo palestinese, la formazione degli attivisti e lo sviluppo di un movimento di solidarietà internazionale attraverso la costruzione di una rete italiana antisionista. No? Poi magari Diana salterà l'intervento, ma poi troverete il testo su, che lei ha scritto sulla situazione dei movimenti di solidarietà con i palestinesi, io preferisco dire con la resistenza del popolo palestinese, e la situazione non è brillante. La chiudiamo qui, ma la situazione non è brillante. Non è brillante. Anzi, direi che in questo paese ipersionista, dal Presidente della Repubblica fino al sindaco di Torino, anche i movimenti così di solidarietà ci mettono la loro. Perché? Perché una parte sono legati a cinghie di trasmissione del Partito Democratico, che è un partito impressionista per eccellenza. Basta leggere le dichiarazioni di Veltroni e di Fassino e del Presidente. Ma Vendola lasciamo stare, no? Vendola lasciamo stare, è un caso clinico. Esatto. No, è un caso clinico, no? Ma voi sapete che il Presidente è stato accennato a questo discorso, sbagliando qualche data, posso correggere Diana, cioè il Partito Comunista subito, l'Unione Sovietica ha riconosciuto degli uri de facto per primo lo Stato di Israele, il Partito Comunista si è allineato. Poi all'inizio degli anni 70, Marco mi corregga se sbaglio, in una relazione alla Commissione Esteri del Partito, che poi è anche una pubblicazione di un libretto, Giancarlo Paglietta. 70, 60. No, è 72-73. Allora, Paglietta dice, lo Stato, che ovviamente era cambiata tutta la situazione, no? Perché poi perché anche l'Unione Sovietica aveva cambiato posizione. Dice, lo Stato di Israele è uno Stato coloniale, e coloniale è anche il suo atto di nascita. Poi, alla fine degli anni 80, il nostro Giorgio Napolitano viene accompagnato da un signore che si chiama Gianetti Cingoli e che ha una cosa che si chiama CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, che fa i soldi andando in giro per non si pagare dei sindacati italiani per promuovere l'accordo di Ginevra, che è una di quelle parti dell'industria del processo di pace, una delle più ignobili, no? Ecco, va e comincia a stabilire dei contatti con istituzioni culturali italiane. E un signore che si chiamava Guido Balabrega, ebreo, docente, mi sembra a Milano, e allora presidente o coordinatore della Casa della Cultura di Milano, che è un'istituzione, eccetera, scrisse un breve articolo su una rivista intitolata Marxismo Oggi, dicendo: per andare a Washington bisogna passare per Tel Aviv. Il signor Napolitano è andato a Tel Aviv per poter andare poi a Washington, non per poter andare a Washington. Questo è il nostro presidente, che ha sostenuto che l'antisionismo è uguale all'antisionismo, significa essere antisemiti. No, aggiungo che i suoi ghostwriter hanno citato in quel discorso anche pezzi di Edgar Morin, di un libro Culture Barbare. Ignari, gli ignoranti, che in quei giorni era uscito in Francia un libro di Edgar Morin, Il mondo moderno, la questione ebraica, in cui Edgar Morin a un certo momento dice la parola antisemitismo è una forma di esorcismo, come una volta era la parola anticomunista, no? È un libro bellissimo. Io veramente, scusate se lo interrompo, ma leggere Morin è leggere una cosa così piacevole. L'abbiamo messo nell'elenco dei libri, no? È stato poi sotto processo, Edgar Morin, è stata una cosa lunga da raccontare, quindi l'ha stata su. Allora, questa è la nostra radicalità come essere. L'appello al boicottaggio dei palestinesi, lo stesso giorno, l'insieme delle cosiddette action for peace europee, lo stesso giorno,
lanciano una petizione per le sanzioni, dicendo che loro erano avevano 23 associazioni europee, qualcuna delle quali aveva milioni di aderenti. Io ho seguito questa cosa. Dopo un anno avevano raccolto meno di 2.000 firme, quindi era un bluff. Al Forum Sociale di Atene nel maggio del 2006, 4 seminari sulla Palestina, tutti chiedono, stragrande maggioranza, 95% delle organizzazioni presenti, di portare all'assemblea finale l'adesione all'appello al boicottaggio palestinese, no? E quelli di Action for Peace, insomma, per fare i nomi, la Front CTL, eccetera, eccetera, portano una generica condanna dell'embargo di Gaza. Dopo ci sono voluti 4 anni, e cioè c'è voluto l'operazione Piombo Fuso, perché dopo il Forum Sociale di Belen del febbraio, fine gennaio del 2009, finalmente il Forum Sociale Mondiale aderisce all'appello. 4 anni, questo dice qualche cosa. Questo dice qualche cosa. E dopodiché un'iniziativa eccezionale di Action for Peace. Stampano 5.000 cartoline da mandare al Presidente della Repubblica Italiana. Loro dicono che ne mandate 5.000, ma una è nel mio archivio, quindi ne hanno mandato al massimo 4.999. No? E che cosa chiedono al Presidente? Di prodigarsi per la sospensione degli accordi militari tra Italia e Israele. Il presidente Napolitano, definito dallo Stato Sanda un cortese ammonitore, non ha nemmeno annuito. Gli hanno dato subito il premio Dan David israeliano, circa $1 milione di dollari, con una motivazione che poi vi dirò dove la potete leggere, no? Dimentichi che il presidente della Repubblica è uno che ha sostenuto nel 1956 i carri armati sovietici contro la rivoluzione operaia ungherese. E adesso sostiene che cosa? I carri armati in Libia, i carri armati israeliani e così via. Quindi questa è la situazione che uno deve avere presente. No? E allora noi riteniamo che questa galassia di movimenti abbia delle posizioni spesso talmente opposte che non si può essere ecumenici. Se uno ha posizioni radicali, deve avere posizioni radicali. E i nostri 3 comandamenti sono quelli che abbiamo ricordato, che Vittorio Arrigoni ha seguito: non violenza, non collaborazione e non menzogna. E noi, quando c'è bisogno di dire qualche verità, la diciamo. Perché, e finisco qui, in questa galassia c'è anche qualcuno che abbatte i muri. Oh, che miseria, io leggo un titolo: è stato abbattuto un muro. Siccome quello di Berlino è stato abbattuto già, dico, sarà qualche muro molto più, cosa hanno fatto? Un buco al muro? No! Alcuni gruppetti, alcune associazioni, non gruppetti, associazioni rilevanti di questa parte, questa Action for Peace, sono andate dal presidente Fini a portargli il risultato dell'ultima marcia Perugia-Assisi per discutere con lui su che cosa. E allora hanno scritto un articolo intitolato "Abbiamo abbattuto un muro", cioè sono stati ricevuti da figli, no? E tra i partecipanti naturalmente non poteva mancare anche in questa occasione un guru o una guru ex vicepresidente del Parlamento Europeo, punto. Stop. Allora, che cosa è l'ISM Italia? Sono le attività che noi abbiamo fatto.
Non vi sto ad annoiarvi perché vi metteremo l'elenco delle attività che abbiamo fatto in questi anni, no? Perché dopo aver aderito immediatamente all'appello, noi abbiamo invitato Omar Barghouti, che è la testa, una delle teste pensanti del boicottaggio, no? Abbiamo invitato Ivan Pappe, abbiamo invitato Tania Reinhardt, cioè abbiamo invitato quelli che da una parte e dall'altra, cioè, ma voi non parlate con gli israeliani. Ma noi abbiamo parlato con tutti gli israeliani con cui è possibile parlare. Posso andare a chiedere un incontro a Netanyahu? No, perché io non chiedo un incontro a lui. Quindi insomma, questa deve essere la radicalità. Lo so, Flavia, sto parlando anche per te. Ciao. Sto parlando anche per te. No? Perché ci sono queste posizioni ecumeniche. Ma poi c'è un discorso molto più profondo dietro. La manipolazione del dissenso. La manipolazione del dissenso. E su questo io sto per finire di scrivere una nota, perché recentemente sulla posizione di non dare l'otto per mille alla Chiesa Valdese, no? Però c'è stato un gruppo importante che si è dissociato. E il gruppo importante si chiama Un Ponte Per, si è dissociato, dicendo anche che riceve soldi dalla Chiesa Valdese. Insomma, c'è molta confusione e c'è la necessità di essere chiari su questo punto. Essere dalla parte dei palestinesi significa seguire quell'appello che ha tre punti: fine dell'occupazione, fine delle discriminazioni dei palestinesi cittadini di Israele, ma il terzo punto è il punto fondamentale, il diritto al ritorno dei profughi, che è il nodo cruciale, che è il nodo cruciale della nostra vita. Chi traccheggia su questo punto, chi traccheggia, per favore, fa parte di altre posizioni. Non voglio collaborare, non collaboro per una questione di principio, per una questione di verità, e per una questione anche di non violenza, perché se collaboro, insomma, qualcuno potrebbe anche aggredirmi, giustamente. Allora, queste ho cercato di caratterizzare che cosa facciamo, no? E noi abbiamo operato in diversi campi. Voi vi è stato distribuito un libretto di sala di uno spettacolo che recentemente, per quei signori là in fondo, Cam Lecce, che ne parleranno nel pomeriggio, e York e Junior, hanno fatto su Gaza. Io ho avuto esperienze teatrali avendo fatto l'assessore alla cultura ebrea e ho cominciato a capire che c'era un teatro diverso da quello mortale, perché arrivò uno del Cabaret Voltaire di Torino, dice: volete fare sette nel 77? Volete fare sette meditazioni sul sadomasochismo politico dell'identità? Io non ne sapevo niente, dissi di sì e facemmo questo straordinario spettacolo, no? Dell'identità. E poi ho cominciato a capire che c'è il teatro, diciamo, di ricerca e sperimentazione e così via, quello che io chiamo il teatro povero, uscire necessario. E questo spettacolo che loro hanno fatto è un pezzo, un grande pezzo di teatro civile, povero e necessario, perché è costruito con estratti dagli articoli di Vittorio Rigoni e con poesie di Ibrahim Nasrallah. E quindi c'è la cronaca che rimanda ai vissuti palestinesi, come li vive uno dei più grandi poeti palestinesi, no? Contemporanei, Ibrahim Nasrallah. Abbiamo fatto anche questo, abbiamo portato anche la compagnia Pippo Del Bono, non eravamo ancora ISM, in Palestina, uno spettacolo guerra. Scusate se mi soffermo su queste cose, ma il teatro è una cosa importante nella vita, perché il teatro, quello non mortale, il teatro dà colpi allo stomaco. Noi abbiamo fatto tanti ragionamenti, no? Oggi. Ma il teatro, mezz'ora, un'ora di spettacolo, ti dà spesso un colpo allo stomaco che è in grado di farti riflettere, eh? E quindi è importante, no?
abbiamo portato lo spettacolo Guerra e al teatro Alcasapa di Ramallah, quando Pippo Del Bono ha ricordato che andando a Cuba, nella casa di Che Guevara, ha trovato un appunto che diceva, grosso modo, la citazione non è corretta, ma comunque il concetto, ogni grande rivoluzione richiede un grande atto di amore. Il pubblico, completamente il pubblico, tutti in piedi a applaudire per 10 minuti. E questa presenza, insomma, questo scambio culturale è stato molto, molto importante, anche per la compagnia, naturalmente. Detto questo, ci sono una serie di problemi, no? Adesso parleremo insieme a Flavio Bertolotti dell'ultima cosa che c'è stata, la Global March per Gerusalemme, no? E per dire che, insomma, ci sono varie iniziative, c'è stata quell'intuizione felicissima del Free Gaza Movement, di dire partiamo da Cipro e andiamo con una barchettona, cosa che permesse a Vittorio Arrigoni di arrivare a Gaza, no? Poi c'è stata i convogli, i convogli erano un attacco all'Egitto, non certo diretto a Israele, indiretto a Israele, mentre la flottiglia è un attacco, è inutile farla passare per una questione umanitaria, è un attacco contro Israele, per Bacca, insomma, è un attacco contro Israele, no? No? Tanto è vero che hanno fatto quello che hanno fatto, no? Però su queste cose bisogna riflettere per evitare la coazione a ripetere, no? Dopo un'iniziativa tu devi riflettere sui risultati, devi fare un'analisi sui risultati, no? Non devi essere, diciamo, però abbiamo avuto un grosso effetto mediatico, questa è la giustificazione di ogni cosa, no? Bisogna riflettere e bisogna cercare di pensare alla mossa del cavallo. Se quella non funziona è inutile rimandare la terza fly flottiglia, perché sappiamo che cerchiamo qualche altra cosa. Noi abbiamo pensato che questa Global March per Gerusalemme potesse essere questa mossa del cavallo, ma come sempre capita in queste vicende, le previsioni spesso rischiano di essere cioè questa iniziativa era stata presentata da Gada Carni e c'era stata richiesta da Gada Carni l'anno scorso, quando è venuta con George Gallo, mi era stato chiesto: riesci a farci parlare con qualche esponente della segreteria del Vaticano, perché noi gli rappresentiamo il problema della giudicazione di Gerusalemme? Io ho chiesto la curia di Iurea, ma evidentemente non mi considerano autorevole, e la cosa mi siamo riusciti a fare. La Gada Carni ne ha riparlato alla Summit University a Beirut nel luglio dell'anno scorso, e poi all'inizio dell'anno è partita questa iniziativa. Devo dire, senza i tempi organizzativi necessari per farla maturare, no? Poi hanno fatto delle scelte sbagliate, in un paese, in un altro, eccetera, eccetera. Se voi mi scegliete quel punto di riferimento in Italia, tra i vari gruppi, un gruppo che, diciamo, si sa, è notorio, crea problemi di rapporti con gli altri gruppi, crea ovviamente la cosa, poi non so. Però io, allora, noi abbiamo partecipato in due forme. Flavio è andato con la missione in Libano e vi racconterà di questa cosa. Io, Vincenzo, un altro di SM, siamo andati in Giordania e abbiamo partecipato a quella che non è stata una marcia, ma è stata, diciamo, da Amman fino a un paio di chilometri, tre dal confine israeliano. È stato insieme di mini pullman, eccetera, una grande manifestazione tipo quelle che si fanno a San Giovanni, insomma, grande manifestazione, grandi discorsi, grandi cose, eccetera, eccetera, no? Una bellissima tenda per coprire le delegazioni estere, perché poi la richiesta a ogni delegazione estera di fare un intervento, due minuti, la prima volta che ho parlato di fronte a più di 50.000 persone, ho mantenuto la gamba, no? Però questa cosa, che nell'idea iniziale doveva significare milioni di musulmani, sono arrivati addirittura dall'India, no? Un gruppo, no? Milioni di musulmani tutti intorno,
è stata bloccata soprattutto dall'intervento dei paesi arabi. Nel caso della Giordania, la Giordania ha impedito di arrivare fino a Gaza, no? E poi nel caso del Libano me lo racconterà. Ecco, allora anche in questo bisogna sempre avere una dimensione critica delle cose come fa, no? Perché spesso gli internazionali possono fare danni, possono fare danni, in questa presunzione, in questo colonialismo inconscio che spesso muove l'internazionale. Voglio dire, io non sono esente da errori, non ve li racconto perché non sono un abolizionista, ma comunque questo è il principio. Gli internazionali, se non sono preparati, se non rispondono alla richiesta precisa dei palestinesi, rischiano di fare dei danni, dei danni. E allora bisogna la preparazione, quella che abbiamo cominciato con voi oggi. Naturalmente poi vi solleciteremo in qualche forma a collaborare con noi, non necessariamente attraverso l'iscrizione. Per esempio, mi ha detto Daniele Frongia, dopo l'intervento, che ci sono molti di voi che smanettano alla grande queste cose, no? Allora lui si metterà in contatto con voi per cercare di fare un po' di iniziative di questo genere. E la parola a Flavio.